Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Benvenuti alla striscia quotidiana Prima al Nord. Oggi, tasse, un fisco iniquo da riformare. Abbassare le tasse per aiutare le nostre imprese. Abbiamo un sistema fiscale che è iniquo, vessatorio, ingovernabile, a tutto discapito del cittadino, del contribuente e con strumenti fin troppo potenti, troppo forti a favore dell'autorità finanziaria. E questo si è percepito, lo percepiscono tutti quelli che hanno avuto a che fare con l'autorità finanziaria, con l'Agenzia delle Entrate o con Equitalia, e per cui la riforma era assolutamente necessaria. Cittadini, insomma, a causa dell'alta tassazione e dalle poche entrate dovute ad una serie di motivi che credo a voi siano noti, non consumano, ovvero non comprano. E non comprando, il gettito diminuisce, gli imprenditori piccoli, gli artigiani, i commercianti chiudono attività. Ecco perché, onorevoli colleghi, quel giorno i presenti in sala hanno protestato, perché più aumentano le tasse, più aumenta l'IVA, più le aziende muoiono. E più le aziende cessano, più aumenterà la disoccupazione. E sapete qual è il clima imperante, colleghi? È la paura degli imprenditori di chiudere e di essere costretti a licenziare. La paura di non poter lavorare e di non poter far lavorare. Manca il lavoro, mancano le commesse. Manca l'ossigeno, che è la concessione di credito da parte delle banche, ma in compenso c'è, e come se c'è, e si sente, è il gioco della burocrazia. Basta. Bisogna avere il coraggio di abbassare drasticamente la pressione fiscale. Noi abbiamo una total tax rate che è il doppio rispetto alla Slovenia e un terzo più alta di quella austriaca. È impossibile che i nostri imprenditori possano essere competitivi e continuare a produrre nel nostro paese e offrire un futuro ai nostri lavoratori. Questo governo si è fermato da questo punto di vista ed è solo in grado di aumentare le tasse. La Lega chiede invece una presa di posizione netta e chiara per aiutare le nostre attività produttive. Questo è un paese ingiusto. Un paese ingiusto che tassa le imprese e i cittadini. Le imprese sono costrette così a emigrare all'estero, andare in Carinzia, andare in altri posti dove la tassazione è molto più bassa. Dobbiamo trovare un sistema per diminuire il cuneo fiscale e per aiutare le nostre imprese e le nostre famiglie. Per ricordare una manifestazione che è avvenuta durante lo scorso fine settimana a Venezia, il titolo era eloquente: ci state mettendo in strada. Era una manifestazione autopromossa da un gruppo di imprenditori veneti che ha chiamato a raccolta a sua volta tutti gli imprenditori del Veneto per lanciare un grido d'allarme sulla situazione delle aziende del nostro territorio. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.